dei bambini. Pronto? No, cosa mi dicevo? Pronto, ciao, chi sei? Gabriele. Come ti chiami? Gabriele. Gabriele, come stai Gabriele oggi? Ho fatto mal di gola. Hai mal di gola? Sì. Ma anche la febbre? No, la febbre no. No, la febbre no? No. Dunque sei rimasto a casa oggi, non sei andato a scuola? Sì, sono andata a scuola. E ti sei bene coperto? Ti sei messo una sciarpa? Sì, ho messo la sciarpa. Una sciarpa, golfone, giacca, tutto? Sì, sì, anche il cappello. Anche il cappellino? Sì. E i guanti? No, i guanti no, pensa che io li perdo sempre i guanti. Sono furiosa, l'altro giorno ho comprato un nuovo paio e l'ho già perso. Comunque, cosa vuoi fare Gabriele? Mi dispiace che hai mal di gola. Cosa vuoi fare? Vuoi disegnare? Vuoi chiacchierare? No, voglio disegnare. Cosa? Hai detto vuole chiacchierare? Sì. Che cosa dici? Dovrei tagliarmi i capelli. Guarda i miei capelli oggi, sono un disastro. Sono ribelli. Gli attori... Cosa hai detto? Stai bene allo stesso. Sto bene lo stesso, guarda cosa sono. Ma! Antonella dice ma, non lo so. Dice che non li dovevi tagliare corti? No. Cosa dici? Così, guarda, eh. Dimmi tu. Sì. No. È lo stesso, sei bella con tutte sempre le pettinature. Beh, grazie, ti dovrei parlare tutti i giorni, così mi tiro un po' su. Senti, e raccontami qualcosa di te. Fai qualcosa di speciale, fai qualche sport? Sì. Sì, che sport? Sì, bene? Non molto bene. Non molto bene? No. Come sì? Fai lo slalom? No, no. Lo slalom no? No. Come sì? Assieme uniti, però lo slalom no. Normale? Sì. Pensa che io sono imbranata. Sì, insomma, ci ho malissimo. Senti una cosa, e hai molte amiche? Normali, sì. Sì? Tante. Tante? Sì. E solo amiche? Sono solo amiche? No, tanti amici. Ah, anche tanti amici? E cosa fate? Tipo la domenica, li vedi? No, la domenica no, perché vado da mia nonna. Vai solo da tua nonna domenica? Sì, a giocare, ho altri amici da mia nonna. Anche i tuoi amici vanno da tua nonna? Sì, ho altri amici. Sì? Sì. Senti, hai una sorellina, un fratellino? Sì, ho due sorelle. Una due sorelle? E una grande. Ah, e come si chiamano? Gariboldi. Gariboldi. No, una Chiara e una Veronica. Una Chiara e una Veronica? Sì. Come la nostra bellissima Veronica. Qua ce ne abbiamo due. Senti, e quanti anni hanno? È una 13 una e una 2. Ha una 2? Sì. Piccolina, e tu quanti anni hai? 19. 8. Senti, vai d'accordo con le tue sorelle? Sì, un po' meno con quella grande, però. Cosa hai detto? Un po' di meno con quella grande. E perché? Perché lei non vuole che io vada in camera sua. E perché non vuole che tu vai in camera sua? Perché io gli sposto tutto. Ah vabbè, quello però ha ragione, sai? Sì. No, ma gli sposti tutte le sue cose? No, però poi glielo vado dappertutto. Ah sì? No, quello no, ha ragione. Ma lei va in camera tua? Sì, alcune volte anche lei però. E allora? Cosa vuoi? Comunque, senti, e ti piacciono gli animali? Tanto. Tanto? Che animali ti piacciono? Il cane. Il cane? Le tartarughe. Le galline? No, le tartarughe. Ah, le farfalline. Le galline. Le farfalline. Disegniamo, cosa vuoi disegnare? Facciamo il gioco, ti va? Sì. Così puoi vincere il caldo panda. Dove lo metterai il caldo panda? Sul mio letto. Sotto letto? Sì. Riccardo si è addormentato, siamo messi a chiacchierare e si è addormentato. Allora, vediamo cosa ci disegna. Non lo regali a tua sorellina il caldo sì, panda? Sì, la regalo mia sorellina. Ne possiamo sì mandare due, una per te e una per tua sorellina. Riccardo si è incantato. Lo so, lo si è addormentato. Russa Riccardo. Boh, che lo sa, perché lo sentivamo, eh. Non perché io dormo con il cane. È un coccodrillo. Un coccodrillo, bravissimo. Posso salutare? Sì, chi vuoi salutare? La posso salutare un pezzo. Ok, un bacio anche a te. Ciao. Te ne mandiamo due, ok? Grazie. Ciao. 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 C'è un'altra telefonata? Pronto? Pronto? Sono Giovanni. Sei Giovanni? Ciao Giovanni, come stai? Ciao, sto bene. Bene, tu hai mal di gola? No. No. Perché prima Gabriele diceva che aveva mal di gola. Tu stai bene? Sì. Sì. Senti, sei andata a scuola oggi? No. No? Sì. Sì. Chi è che diceva no? Boh.
Boh! Ma dove stai chiamando? Da Roma? Sì. Sì, ah, ecco. Boh! Senti, cosa vuoi fare? Voglio disegnare. Cosa vuoi disegnare? Disegnate Ricky. Ricky? Ok, che noi non l'abbiamo mai visto Ricky, perché sta sempre chiuso dentro una stanza. Vediamo un po', dobbiamo immaginarcelo. Tu come te lo immagini? Ah, così te lo immagini? Sì. Mister Muscolo? No. Come te lo immagini? Bello? Come? Carino. Superman? Te lo immagini come Superman? No. Come te lo immagini? Lui vedi come si disegna? Questo è il suo autoritratto. Un bel... Superman! Tu te lo immagini così? Io? Sì. No. Come te lo immagini? Vediamo, disegniamo... No, lui oramai è partito in quarta, disegna lui come Superman. Tu come te lo immagini? Alto o basso? Alto. Alto? Normale. Magro o grasso? Magro. Tanto noi lasciamo lui disegnare, noi diciamo, vediamo un po' se non riusciamo a capire com'è lui. Normale? Alto quanto? 1,80? Cosa sì. Dici? Sì. Muscoloso? No. Non così muscoloso. Insomma. No, così no. Non è così. No. Non si sa, è rimasto nel mistero perché lui si vede come Superman. Io non ci credo. Tu ci credi? No. Facciamo il gioco, vediamo se almeno questo okay. Riusciamo a capire com'è. Cos'è? Allora, vediamo un po'. Hai visto la rubrica prima? No. Ah no, perché sei arrivato da poco? Qua perché sono arrivato tardi. Sei arrivato tardi? Ah, peccato perché abbiamo parlato delle piante. Ho fatto vedere delle piante bellissime. E questo cos'è? Cos'è questo? Ah, dai, è facile. Bravo! Devi sillabare, no? Abbiamo capito. Devi sillabare? No, dai. Sono bellissima? Sì. Anche te ti voglio sentire tutti i giorni. Appena mi sveglio qualcuno mi dice, sei bellissima. Ma. Sentiamo Antonella che dice ma. Comunque hai vinto il caldo panda. Un bacio enorme, e ciao. E tanti auguri per Natale. Ah, grazie, anche a te, auguri. Un po' presto, comunque. Ciao. Grazie. Pubblicità, ci vediamo dopo. È meglio.